È tempo di ciclismo giovanile in Mugello, oggi a Borgo San Lorenzo, questa gara in linea riservata alla categoria allievi. Venerdì prossimo, 25 giugno, il campionato toscano a cronometro sul circuito dell'autodromo internazionale del Mugello, sempre per la categoria allievi, ma ci saranno anche due gare per la categoria esordienti, valevole per il Memorial Tommaso Cavorso. Il 25 marzo scorso l'improvvisa morte di Paolo Timori, titolare da oltre 30 anni del bar Pasticceria Italia a Borgo San Lorenzo, appassionato di ciclismo, sempre pronto a sostenere le iniziative dell'ultracentenaria società mugellana, il Club Ciclo Appenninico 1907, che organizza la competizione. Paolo, persona conosciuta e stimata, è ricordato da tutti in occasione di questa gara allievi che prenderà il via e si concluderà nel centro di Borgo San Lorenzo, in pratica davanti al suo locale, tra il Corso Matteotti e il piazzale Curtatone e Montanara. 70 i corridori al via per una bella sfida sulle strade del Mugello a due settimane dal campionato toscano. 4 i giri in programma per questo anello di 19 km. Si parte da Borgo San Lorenzo, poi la Soterna, Bivio Arrabbiata, Palagio, Scarperia, Bivio Crocioni, la Soterna per tornare a Borgo San Lorenzo. Ormai tutto è pronto per l'inizio di questa gara. È presente il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, e infatti l'amministrazione comunale offre il proprio patrocinio, mentre è stato appena ultimato il minuto di raccoglimento per ricordare, oltre che Paolo Timori, anche Angiolino Tenti, vicepresidente del Comitato Provinciale di Arezzo della Federciclismo. Poi uno dei figli del compianto Paolo, Matteo, ha alzato e abbassato la bandierina a scacchi per il via ufficiale, e accanto a lui abbiamo visto proprio il primo cittadino di Borgo San Lorenzo, come il presidente del Club Ciclo Appenninico Stefano Rossi e il giudice di arrivo che è Giovanni Baldini. Presidente giuria è Filippo Mealli, mentre il componente è Frediano degli Innocenti. Ci sono anche un paio di rappresentanti femminili, Erika Cristofani della Valler Bike, Elisa Fedeli della Ziraf e Guerciotti, al via di questa competizione che ha quali direttori di gara Sanzio Rampugni e Giacomo Martelli, mentre la motoinformazione è quella di Massimo Capocchi del gruppo 4 Radio Corsa, la scorta tecnica del Moto Guzzi di Prato. La gara tra l'altro è trasmessa quest'anno in diretta da Radio Mugello 99 FM, e quindi gli sportivi che sono nella zona del piazzale Curtatone e Montanara possono seguire da vicino le fasi di questa competizione. Ci sono alcuni plurivittoriosi al via, non è presente Edoardo Cipollini che era tra gli iscritti ma è stato squalificato dal giudice sportivo per una domenica. Ci sono due umbri molto forti, Scappini, autore di 4 vittorie, Brunori che ha vinto 2 volte ma ha ottenuto anche 2 secondi posti, entrambi del team Forte Braccio, e poi ricordiamo la presenza di Failli dell'Olimpia Valdarnese, di Lorello della Fosco Best di Calenzano, Franchi e Merola. Per quanto riguarda invece Franchi per la polisportiva Albergo, Merola altro atleta della Fosco Bessi, Cincinelli Farsetti del pedale toscano Ponticino e poi Feizai dell'Olimpia Valdarnese. Questi sono un po' i favori e i favoriti del pronostico e i favori che naturalmente gli sportivi hanno decretato per quanto riguarda questa manifestazione di Borgo San Lorenzo. Borgo San Lorenzo che prevede un circuito non facile, con la salita nella zona in pratica di Bivio Arrabbiata dell'autodromo internazionale del Mugello. Uno sguardo anche all'albo d'oro di questa gara: la prima edizione nel 2015 fu riservata agli esordienti, con le vittorie di Lorenzo Peschi della San Miniato Santa Croce e di Gesù Crescioli del team Val di Nievole. Poi
La gara iniziò per quanto riguarda la categoria allievi nel 2016 come campionato provinciale fiorentino, vinse Andreas Del Nista della Pozzarello. Nel 2017 la soddisfazione invece per questa gara di essere valevole come campionato regionale e vinse Antonio Tiberi dell'Olimpia Valdarnese davanti a Boschi e Baglioni. Nel 2018 il successo di Federico Galeotti della Monte Carlo e nel 2019 Tobia Zingoni della Iperfinice. L'anno scorso la gara fu annullata per la pandemia e quindi si torna quest'anno nel 2020 con questo appuntamento nel mese di giugno che caratterizza questa giornata assieme all'altra gara che è prevista invece nella zona di Ponsacco. Gruppo che si mantiene compatto per quanto riguarda questi primi chilometri e ha concluso il primo giro dopo 19 chilometri a gruppo compatto, mentre questo è lo sprint per quanto riguarda il traguardo volante nei pressi dell'Arrabbiata, il Biva Arrabbiata, e vediamo che è Riccardo Lorello che va ad aggiudicarsi con la maglia di campione provinciale fiorentino questo traguardo volante nei confronti di Brunori del team Forte Braccio. Per quanto riguarda i traguardi volanti, oltre a quello che ha visto il successo di Lorello, ce ne sarà un altro nel corso del quarto giro, sempre in questa zona, e poi due sono previsti a Palagio, quando la corsa transiterà appunto di fronte a Villa Palagio, anche in questo caso al secondo e al quarto giro. Dopo lo sprint tra il fiorentino, eccolo qua Riccardo Lorello, e l'umbro, eccolo Tommaso Brunori, la calma sembra essere tornata, il gruppo si va ricompattando ed ecco proprio il passaggio di fronte a Villa Il Palagio con il titolare dello stesso ristorante Manzani, che appunto ha atteso il passaggio della competizione e naturalmente come sempre Villa Il Palagio ha voluto mettere in palio questi due speciali traguardi volanti che tra l'altro sono anche nel ricordo di altre persone, perché il primo traguardo a Cima Arrabbiata, dove Lorello ha prevalso in memoria di Giancarlo Stefani, e il secondo, sempre a Cima Arrabbiata, sarà nel ricordo di Sauro Coppini, capo scorta delle staffette del gruppo Motociclisti Pistoiesi e presidente dell'OSCIP, mentre gli altri due, abbiamo detto, sono in località Scarpedia. Intanto vediamo che sta nascendo un tentativo di fuga che vede per protagonista 5 atleti. Siamo in pratica alla fine del secondo giro e vediamo i protagonisti di questo tentativo, ad iniziare dal numero 9 che è Francesco Bertini, l'atleta dell'Olimpia Valdarnese. Siamo già in Borgo San Lorenzo per il passaggio, poi con il numero 44 è Marchiori della ciclistica DRO, con il numero 5 Valentino Mercatali, altro atleta dell'Olimpia Valdarnese che ora è in penultima posizione, mentre curve e controcurve prima di imboccare, eccoci qua, il piazzale Curtatone e Montanara per il passaggio. E il passaggio lo vediamo anche dalla seconda telecamera posta sul traguardo, con i 5 che comunque hanno un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti del gruppo che si è notevolmente sfoltito, sono stati una settantina coloro che hanno preso il via, ora è un gruppo di una ventina di concorrenti che sta seguendo quello che sta avvenendo avanti con il numero di gara 53, e abbiamo invece Matteo Pepi del team Pieri, con il 73 invece viaggia Andrea Cristalli del pedale toscano Ponticino, quindi questi 5 atleti al comando della gara
Pescara, che abbiamo visto in questo loro tentativo, mentre alle spalle vediamo in questo momento si stanno muovendo comunque gli inseguitori, si stanno avvicinando, quindi un primo tentativo proprio a metà corsa alla conclusione del secondo giro. Siamo entrati nel penultimo e si torna tra non molto verso Cima Arrabbiata con questa situazione che ci mostra ora l'ultima parte in pratica del gruppo prima dell'arrivo delle ammiraglie, ed eccoci proprio al passaggio di fronte all'ingresso di Mugello Circuit, l'autodromo internazionale che, come abbiamo detto, venerdì prossimo ospiterà il campionato toscano a cronometro per la categoria allievi, oltre a due gare sempre a cronometro per esordienti valevoli per il Memorial Tommaso Caborso decima edizione. Situazione di gruppo compatto, come si può notare da questa immagine, quindi una situazione che ha visto 5 atleti in fuga per circa 3 km in questo sesto trofeo Bar Pasticceria Italia, primo Memorial Paolo Timori. Ricordiamo che dopo questo appuntamento per la categoria allievi ce ne saranno altri due organizzati dal club ciclistico Appenninico 1907. Il 24 luglio ci sarà infatti il 39esimo trofeo Giovannini e Amilcare Giovannini per la categoria giovanissimi a Borgo San Lorenzo, e sempre a Borgo San Lorenzo il 19 settembre la 76esima edizione della Coppa della Liberazione, una classica per la categoria. Quindi Stefano Rossi, che è il presidente, assieme ai suoi collaboratori, come sempre impegnato, grazie anche alla collaborazione del comune di Borgo San Lorenzo, la presenza al momento del via dello stesso sindaco Paolo Omoboni, che poi sarà anche alla conclusione della gara, è una conferma, oltre naturalmente agli altri sponsor, anche se questa manifestazione è soprattutto nell'indimenticabile ricordo di Paolo Timori, una persona splendida, un grande appassionato di ciclismo, che ideò proprio questa gara riservata alla categoria allievi. Intanto c'è un allungo di Tommaso Brunori del team Forte Braccia, abbiamo detto due le vittorie per lui, e subito Lorello, corridore della Fosco Bessi, anche se alla maglia di campione provinciale, titolo conseguito a Fucecchio poche settimane fa. Intanto con il numero 67 scatta anche Mattia Cincinelli in questo momento del pedale toscano Ponticino. Abbiamo visto alla partenza di questa gara Andrea Bardelli, il direttore sportivo del team Franco Ballerini a livello juniores, che ci ha ricordato le ultime due vittorie di Martin Svecek, il corridore slovacco. In settimana ha vinto il titolo nazionale slovacco a cronometro, ieri si è imposto per distacco anche nella gara in linea. Insomma, sono 11 attualmente le vittorie per Svecek e per il team Franco Ballerini. La sua presenza qui in Mugello, tre atleti del pedale toscano Ponticino, l'anno prossimo saranno juniores nel team Franco Ballerini. Si tratta di Tommaso Bambagioni, poi Farsetti e quindi proprio Cincinelli, questi i tre atleti con i quali il team Franco Ballerini ha definito l'accordo per la prossima stagione. Ed eccolo proprio Mattia Cincinelli, protagonista di una fuga nel corso del terzo giro. Dopo il passaggio da Bivio Arrabbiata e da Villa il Palagio a Scarperia, infatti Cincinelli ha preso decisamente l'iniziativa, ha portato il suo vantaggio ad una trentina di secondi e sta arrivando in questo momento nella zona di Ponte Rosso all'ingresso in Borgo San Lorenzo. Questo è il viale tradizionale di arrivo per la Coppa della Liberazione in settembre. Siamo infatti nella zona del Foro Boario con Mattia Cincinelli, che sta pedalando con estrema decisione. Numero di gara 67 per l'atleta del pedale toscano
Ponticino, una gran bella realtà del ciclismo giovanile, questa società della provincia di Arezzo. Cincinelli ne è una delle espressioni e abbiamo ricordato l'anno prossimo lo vedremo con la maglia del team Franco Ballerini a livello juniores assieme agli attuali compagni di squadra Bambagioni, che oggi non è presente a questa competizione perché si trova in Emilia Romagna, esattamente a Savignano sul Rubicone, con la rappresentativa regionale della Toscana per una importante gara. Auguriamoci che in quella prova ci siano ottimi risultati per i corridori toscani. Sono 6 gli atleti guidati dal tecnico regionale Fabio Frontani. Ed eccoci nuovamente sul piazzale Curtatone Montanara, nel centro storico di Borgo San Lorenzo, con Mattia Cincinelli. Suono della campana, inizia l'ultimo giro, 19 km alla conclusione, 32 secondi l'ultima segnalazione, il vantaggio di Mattia Cincinelli nei confronti del gruppo forte di una ventina di atleti. Ormai sono questi rimasti in gara per questa 6ª edizione del trofeo Bar Pasticceria Italia, primo Memorial Paolo Timori, riservato alla categoria allievi ed organizzato da una società fondata nel 1907. E vediamo in questo momento il passaggio proprio del gruppo dalla zona del traguardo, confermati in 30 secondi il vantaggio del battistrada Mattia Cincinelli, ma ci sono ancora 19 km da compiere. Torniamo con le immagini dalla nostra moto ripresa sul battistrada, su Cincinelli che insiste nel suo tentativo, nella sua azione, e quindi vedremo se naturalmente saprà rimanere ancora al vertice della corsa fino alla fine. Ma dietro ci sono segnali di reazione da parte del gruppo. Ecco, si alza sui pedali perché siamo in uno dei tratti più impegnativi del percorso. Si volta Cincinelli, lo fa anche il nostro operatore, e vediamo, c'è un primo concorrente già nettamente diminuito il margine di vantaggio per Cincinelli. Intanto abbiamo un atleta della polisportiva Albergo del Tongo, il numero 36 Samuele Franchi, è colui che per 2 volte è stato campione toscano della categoria esordienti, primo anno da allievo per Franchi, che è il primo inseguitore del battistrada Cincinelli e ha ridotto notevolmente le distanze, perché ora soltanto una decina di secondi è il ritardo per quanto riguarda Franchi rispetto a Cincinelli. Poi sta arrivando un terzo atleta, si tratta del numero di gara 48, un atleta extra regionale, Tommaso Beretta della ciclistica DRO, che viaggia con 19 secondi di ritardo. Dunque 10 secondi il ritardo di Franchi da Cincinelli, 19 secondi per Beretta, quando siamo ad una dozzina di chilometri dalla conclusione. E questo quello che resta della corsa del gruppo condotto da Mercatali dell'Olimpia Valdarnese numero 5. E con lui vediamo con il numero 45 Pezzani della ciclistica DRO, poi con il 49 abbiamo invece Moroni, e tra l'altro Cristian Moroni del team Pieri Calamai l'anno scorso militava come allievo proprio nelle formazioni del club ciclo appenninico 1907. E c'è un allungo di uno dei favoriti della prova, Tommaso Brunori, il quale abbiamo detto ha già ottenuto 2 belle vittorie, 2 secondi posti, e l'atleta del team Fortebraccio va alla caccia di Beretta. E avanti a Beretta, ricordiamo, ci sono Franchi e il battistrada Cincinelli al momento in cui abbiamo fatto il punto della situazione, e che rivediamo quando la nostra moto risale, ritrovando ancora l'atleta extra regionale numero di gara, lo vedete in questo momento, 48, Tommaso Beretta, il quale ha sempre un ritardo
di una dozzina di secondi dalla coppia che si è formata al comando della gara, in quanto Mattia Cincinelli del pedale toscano, un aretino, è stato raggiunto da un altro atleta di quella provincia, vale a dire Franchi, numero di gara 36 della polisportiva Albergo del Tongo di Oliveto. Quindi due atleti al comando, due aretini in questi ultimi 10 chilometri che mancano alla conclusione del trofeo Bar Pasticceria Italia Memorial Paolo Timori, primo appuntamento in pratica in questo periodo del mese di giugno, poi venerdì prossimo all'autodromo internazionale del Mugello l'appuntamento a cronometro. Intanto si sta avvicinando Beretta, il quale ha soltanto ora una quarantina di metri da recuperare ai due toscani, e il corridore in casacca giallo-verde della ciclistica Dro si sta riportando, lo sta facendo in questo momento. Dunque al comando ora abbiamo tre atleti, Franchi, Cincinelli e Beretta, che si sta proprio riportando sulla ruota dei due atleti aretini, quindi questo terzetto, mentre comunque il gruppo non è lontano e sembra avere nel mirino questo terzetto. L'ultima segnalazione era di 20 secondi per quanto riguarda il ritardo del gruppo, poi c'è stata anche un'ulteriore accelerazione. Comunque noi stiamo seguendo sempre con le immagini i tre, con Franchi che va a fare l'andatura, Beretta in seconda posizione, Cincinelli che è stato il promotore della fuga solitaria nel corso del terzo giro e che è transitato da solo dal traguardo di Borgo San Lorenzo con 32 secondi di vantaggio, mentre siamo all'altezza dell'autodromo internazionale del Mugello in questo momento, con i tre atleti al comando, mentre nel drappello che sta inseguendo ci sono naturalmente Failli, un altro plurivittorioso toscano della categoria allievi, e c'è Lorello, e poi ci sono i due temibili umbri, vale a dire Brunori e Scappini. Tanto vediamo dietro che si sta avvicinando un ristretto plotoncino di inseguitori, mentre Franchi ha guadagnato qualche metro più in difficoltà Cincinelli, e ora è un quartetto che sta rientrando in questo momento, un quartetto tra l'altro trascinato in maniera decisa da Pezzani, lo vedete, il numero 45 ha superato il compagno di squadra Beretta e va praticamente a raggiungere Franchi, perché sta pedalando molto forte in questo momento Pezzani, mentre invece alle spalle si forma questo sestetto, ma siamo in salita nel tratto più impegnativo di questo anello di 19 chilometri. Intanto Marco Pezzani va sulla ruota di Samuele Franchi della Polisportiva Albergo, il quale chiede, smuovendo l'avambraccio sinistro, chiede il cambio, ma per il momento Pezzani non si porta a fare l'andatura, si volta invece per vedere quello che avviene alle spalle. Quindi una fase della corsa sicuramente interessante con questo tandem, e ora Pezzani e va a fare il proprio turno sulla testa dei due al comando della gara, mentre sicuramente molto più pimpante sembra l'atleta in casacca giallo-verde, ma Franchi comunque per il momento con buona facilità sta rispondendo a lungo. Ora si alza sui pedali nuovamente Pezzani. I due hanno sempre qualche decina di metri nei confronti del plotoncino dei sei che si è formato alle spalle. Continua a voltarsi il corridore extra regionale in questa fase impegnativa della competizione, ora va a fare il proprio turno e a condurre. Siamo ormai al Gran Premio della Montagna, lo vedete dal triangolo verde, ed è proprio Marco Pezzani che si aggiudica lo speciale traguardo messo in palio nel ricordo di Sauro Coppini, mentre si è dimezzato il plotoncino che sta
inseguendo. Ecco, questo è Cristian Moroni del team Pieri Calamai, e mentre con il numero 5 abbiamo Valentino Mercatali, e attenzione perché con il numero 58 c'è proprio Tommaso Brunori del team Forte Braccio. Questi tre che vanno alla caccia del tandem di testa, vedremo se riusciranno a coronare l'inseguimento o meno. Tanto Franchi si sposta, lo vedete dall'altro lato della strada, così come fanno in questo momento i tre inseguitori che ormai praticamente sono nella scia. Quindi si forma questo quintetto con Samuele Franchi che sta facendo l'andatura polisportiva Albergo del Tongo, poi Marco Pezzani, il corridore numero 45 della ciclistica DRO, e i tre che stanno rientrando trascinati da Valentino Mercatali dell'Olimpia Valdardese, il 58 invece per Tommaso Brunori del team Forte Braccio, e poi l'atleta del team Pieri Calamai di Settimello di Calenzano, Cristian Moroni. 5 atleti al comando, dietro vedete ci sono auto e moto, evidentemente il vantaggio è buonissimo per i 5, quindi non c'è stata grande reazione per quanto concerne coloro che sono rimasti in gruppo, praticamente una quindicina di atleti, e i 5 allora possono proseguire tranquillamente nel loro tentativo di fuga. Ora transiteranno da Villa Il Palagio a Scarperia e poi affronteranno l'ultima parte, quella attraverso Bivio Crocioni, la Soterna, per raggiungere il traguardo di Borgo San Lorenzo. Molto attivo, vediamo sempre Samuele Franchi, ora va a fare l'andatura Marco Pezzani in questo momento, poi si porta anche il corridore del team Pieri Calamai Moroni, e quindi hanno guadagnato soltanto pochi metri, ma è stato il cambio al comando del quintetto che ha provocato questo lieve frazionamento, mentre con il numero 48 ecco qua Tommaso Peretta, il quale non sembra almeno in grado per il momento di tornare sulla testa della corsa, in quanto il suo ritardo è sempre di una quindicina di secondi e l'andatura non ci appare quella di poter rientrare sul quintetto al comando, mentre ora è Lorello che cerca di correre ai ripari, va a fare con decisione l'andatura l'atleta della Fosco Best di Calenzano con il numero 13 Matteo Damiano della polisportiva Mille Luci di Casalguidi, e poi con il numero 61 un altro dei grandi favoriti, Samuele Scappini, quattro le vittorie quest'anno ottenute, eccolo qua, e compagno di squadra di quel Brunori che si trova nei 5 atleti al comando della gara. Dunque questa è la situazione nella zona di Scarperia mentre si affronta la discesa dei Crocioni, e questo è il terzetto che viaggia con un ritardo di circa 40 secondi, mentre a 55 secondi ecco qua l'ulteriore protoncino dei rimasti in gara, che sono trascinati da Marchese numero 46 di gara, sono in pratica 9 atleti, quindi torniamo però sulla testa della corsa quando siamo a 5 km dalla conclusione. Ultimi 5 km, 71 quelli percorsi, 5 atleti al comando della gara. Il numero 5, Valentino Mercatali, Olimpia Valdarnese, con il numero 36, Samuele Franchi, della polisportiva Albergo, il numero 45, Marco Pezzani, della ciclistica DRO, il 49, Cristian Moroni del team Pieri Calamai, il 58 Tommaso Brunori del team Forte Braccio. Questi i 5 atleti. Ci chiede Mercatali qual è il vantaggio nei confronti degli inseguitori. 50 secondi, l'ultima segnalazione, il vantaggio è su Beretta, atleta della ciclistica DRO,
un minuto e 25 secondi nei confronti del gruppo che è tornato compatto, forte di una dozzina di atleti. Dunque questa è la situazione e intanto siamo a 4 km dalla conclusione. La gara sta tornando verso Borgo San Lorenzo, questo sesto trofeo Bar Pasticceria Italia, primo memorial Paolo Timori, al via il club ciclo appenninico 1907, l'Olimpia Valdarnese, la Polisportiva Mille Luci Ciclismo, l'Aquila Ponte Ema, la San Cascianese Ciclismo, la Ziraf Verciotti, la Fosco Vessi Calenzano, la Polisportiva Albergo del Tongo, la Valder Bike, la ciclistica Dro, il team Pieri Calamai, il team Forte Braccio, il pedale Toscano Ponticino e il pedale Certaldese Casa del Popolo. Queste le formazioni, complessivamente 15, che hanno preso parte a questa gara che ormai viaggia verso il cartello organizzazione che segnala 3 km alla conclusione, con i 5 che sono saldamente al comando, un vantaggio di tutta sicurezza. Ormai siamo attorno al minuto primo per il ritardo di Beretta, 1 minuto e 25 per tutti gli altri quando siamo alle porte di Borgo San Lorenzo. Complimenti all'organizzazione, complimenti naturalmente ai familiari di Paolo Timori, poi ascolteremo uno dei figli, Matteo, per ricordare suo padre, il fondatore, l'ideatore di questa manifestazione, anche per questa sua grande passione che aveva per il ciclismo, una persona definita da tutti veramente cordiale, splendida, e alla cui memoria si è disputata questa manifestazione. Paolo ci ha lasciati il 25 marzo scorso. E questi sono i 5 atleti al comando della gara, in ultima posizione con il numero 36 Franchi, sale Mercatali, il 45 per Pezzani, il 58 per Brunori, con il 49 Cristian Moroni, che vorrebbe dare una bella soddisfazione non solo a Piero Pieri, il presidente del team di Settimello di Calenzano, ma in fondo anche alla società organizzatrice, al club ciclistico appenninico 1907, presieduto da Stefano Rossi, con la vicepresidentessa che è Silvia Santoni, in quanto l'anno scorso indossava proprio la maglia del club di Borgo San Lorenzo. 2000 metri al traguardo, ecco qua il cartello che ricorda i 2 chilometri finali. Siamo veramente ormai all'ingresso in Borgo San Lorenzo dalla zona di Ponte Rosso, poi il passaggio da Foro Boario, e quindi i corridori si inoltreranno verso piazzale Curtatone Montanara, verso la zona di Corso Matteotti, dove la corsa appunto si concluderà al termine dei 76 chilometri di gara, una media superiore ai 39 orari, quella generale per questa gara riservata alla categoria allievi, che si corre in pratica a 15 giorni, a 2 settimane dal campionato regionale allievi in programma a Monteverdi Marittimo, e in pratica a 3 settimane dal campionato italiano della categoria, che invece si svolgerà in Toscana nelle zone di Chianciano Terme di Chiusi sabato 10 luglio per quanto riguarda la categoria esordienti, e domenica 11 luglio per la categoria allievi, sia del settore maschile che femminile. Siamo a Foro Boario, quindi ormai imminente anche il triangolo rosso che segnala 1 chilometro al passaggio. Ecco qua il nostro operatore ce lo mostra in questo momento: 1000 metri finali, 5 atleti dunque si apprestano a contendersi il successo. Questo è uno dei favoriti principali, Brunori è un ottimo velocista, e quindi vedremo se riuscirà a centrare in tal caso la terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute, alle quali peraltro aggiunge anche 2 secondi posti.
Ciarpiti. Sta facendo l'andatura in questo momento Cristian Moroni con la maglia del Team Epieri, passa con decisione Pezzani a fare l'andatura della ciclistica Dro su questa rotonda, in pratica nella zona del Ponte sulla Sieve, mentre chiude l'atleta dell'Olimpia Valdarnese Mercatali con il numero 5, ancora un paio di curve prima di mettersi sul rettilineo di arrivo di via Curtatone e Montanara, questa a sinistra e poi quella che immetterà sul rettilineo di arrivo. Dunque imminente l'inizio dello sprint con i 5 atleti che vanno a contendersi la vittoria nel trofeo Bar Pasticceria Italia Memorial Paolo Timori. Lanciato lo sprint in questo momento parte, vedete, Brunori con Moroni che cerca la rimonta, ma Brunori resiste e va a cogliere il successo. Secondo Moroni, terzo Franchi, quarto Mercatali e quinto Pezzani. Arriva ora Beretta con un ritardo di 1:06, terza vittoria stagionale dunque per l'allievo umbro del team Fortebraccio. Questo è lo sprint per quanto riguarda invece la settima posizione, ed è il campione provinciale fiorentino Riccardo Lorello a 1:47 davanti a Failli, Pepi e Marchese, questi i primi 10, 19 quelli che hanno portato a termine questa competizione. Ed il replay che ci mostra lo sprint vittorioso di Tommaso Brunori del team Fortebraccio davanti a Moroni, terza posizione per Samuele Franchi. Siamo con Tommaso Brunori, una gran bella vittoria, Tommaso, al termine di un grande sprint. Eravamo 5 la fuga che è partita all'ultimo giro e sì, è una bella vittoria. Cristian Moroni del Team Epieri Calamai su strade che conosce e ha sfiorato il successo. Secondo posto, raccontaci questo sprint con l'umbro Brunori che non sei riuscito a rimontare. Purtroppo sono rimasto un po' chiuso sull'ultima curva da Brunoli, è uscito un po' più veloce di me, ho provato a dare tutto per tutto e non sono riuscito. Diciamo che in questa corsa avrei voluto fare bene con un'altra maglia, quella avevo l'anno scorso, e ringrazio anche il presidente Stefano Rossi della mia ex squadra. Siamo con Matteo Timori, figlio del compianto Paolo. Una gara che era stata da lui promossa, alla quale teneva in maniera particolare. Sì, esatto, insieme agli amici del Ciclo Club Appenninico abbiamo voluto continuare una tradizione ormai, perché questo è il sesto anno, quindi ci tenevamo a farla, anche perché ancora prima che morisse il babbo avevamo già iniziato a organizzarla, quindi ci sembrava giusto mantenere questa tradizione. Come tutte le tradizioni, insomma, vanno portate avanti, che ci sia brutto o bel tempo, ma vanno comunque fatto la ricorrenza, quindi va bene. Siamo con Paolo Omoboni, il sindaco di Borgo San Lorenzo, che ha dato il via a questa manifestazione e poi naturalmente ha assistito alla sua conclusione. Parlavamo prima con Matteo Timori, ricordavamo suo papà che volle fortemente questa competizione e ci ha detto: continueremo perché è una tradizione che va rispettata. Paolo Timori 6 anni fa volle proprio la prima edizione del Trofeo Bar Italia, che tra l'altro da un punto di vista sportivo ha sempre avuto un grande apprezzamento sia in termini di iscrizione che proprio di qualità anche della gara, insieme al Ciclo Club Appenninico, che come sempre anche quest'anno ci garantisce una grande organizzazione della corsa in sicurezza. Stefano Rossi, il presidente del Club Ciclo Appenninico 1907, ha voluto tenere fede alla volontà della famiglia di Paolo Timori e familiari per l'allestimento di questa gara allievi. Mi pare un ottimo successo, Stefano, nel ricordo di una persona che è stata davvero splendida. Ci ha sostenuto per tanti anni e mi sono sentito in grado di fare il primo memorial, certamente coadiuvato dalla famiglia. Io ho chiesto il permesso alla moglie Carla, al figlio Matteo e Riccardo, se loro erano disponibili a proseguire il rapporto. Loro sono rimasti contenti, quindi un ringraziamento alla famiglia Timori in primis. In secondo ringrazio tutti coloro che sono l'amministrazione comunale, la Polizia Municipale, tutti quelli di sempre, insomma, la Misericordia, il CRS,
coloro che ci sostengano sempre, sono sempre le solite cose, però purtroppo è giusto anche ricordargli, perché sono il punto cardine, perché almeno un minimo di ringraziamento mi sento il dovere di farlo, e tutti coloro del club che si sono adoperati al montaggio e allo smontaggio della cosa. Senti Stefano, prima di lasciarti, e confermi 24 luglio il trofeo nel ricordo di Amilcare Giovannini per giovanissimi, e poi la Coppa della Liberazione il 19 di settembre qui a Borgo Ferralievi? Sì, stiamo lavorando per questo. Purtroppo adesso stiamo valutando il percorso, perché anche lì adesso nei giardini, tra nei lavori, poi tutti i gazebo causa Covid per le attività giustamente di ristorazione, e mi sembra sia un po' un problema, però abbiamo un'alternativa, un altro percorso di conseguenza, poi per dopo delle persone penso non ci sia problemi, in una maniera o in un'altra si cerca, anche perché comincia a essere, mi sembra, un numero importante sia di ricordo e sia anche come manifestazione. E concludiamo da Borgo San Lorenzo con l'ordine d'arrivo e il successo dell'umbro Tommaso Brunori della Forte Braccio, secondo Cristian Moroni del team Fieri Calamai, terzo è arrivato invece Franchi della Polisportiva Albergo, poi quarto Mercatali, quinto Pezzani, questi cinque di testa, a 1:06, sesto Veretta, seguito da Lorello, Failli, Pepi e Marchese. Ed è tutto dal trofeo barra pasticceria Italia, Memorial Paolo Timori, grazie per averci seguito, e dal Mugello buon proseguimento di serata a tutti.